Siamo negli ultimi giorni della nostra novena in preparazione alla festa liturgica di Padre Pio e noi continuiamo a entrare a, tra virgolette, violentare il mistero della preghiera di Padre Pio. Sono violenze che dovremmo fare spesso perché così impariamo non solo a pregare, ma impariamo quando la preghiera sia il frutto e sia un dono di Dio. Cioè, e qui riprendo, credo, alcune riflessioni di alcuni monaci certosini che di recente hanno preparato, su commissione del Pontificio di Castero per l'Evangelizzazione, che sta appunto preparando, organizzando il Giubileo del 2025, hanno preparato tra gli 8 sussidi un sussidio appunto sulla preghiera e mi ha colpito molto il fatto che spesso la nostra preghiera deve essere purificata da una convinzione, cioè io devo pregare con Dio perché devo fare un favore a Dio, io devo pregare con Dio perché ho bisogno di Dio. Bene, questo è vero in parte, perché ciò che rivoluziona e purifica l'immagine che di Dio io ho in me, e che quindi molte volte mi porta a pensare a un Dio come un padrone, come qualcuno che aspetta qualcosa da me che io gli devo dare. Bene, la cosa fondamentale, sapete qual è? È che Dio vuole pregare con me. Dio ha bisogno di me. Dio cerca me. Vi ricordate qualche giorno fa quando Padre Pio racconta che quando il suo continuo pensiero di Dio si allontana un attimo dalla mente, lui si sente toccare nell'anima di Gesù e che Gesù gli ricorda che è sempre lì e lui scoppia in lacrime di tenerezza perché scopre quando Dio gli vuole bene. Cioè scopre quando Dio ha bisogno di lui, scopre quando Dio ha bisogno della sua preghiera. Allora la preghiera è un dono. È un dono che Dio mi fa per poter appunto soddisfare un suo desiderio, quello di pregare con me, quello di pregare per me, quello di pregare in me attraverso il suo Figlio Gesù Cristo, attraverso la Chiesa e attraverso lo Spirito Santo. Ieri ci eravamo detti come Gesù aiuta Padre Pio nei suoi momenti di aridità di spirito. Nei suoi momenti in cui Padre Pio, nonostante la buona volontà, non riesce a raccogliersi per pregare. E oggi la risposta che Padre Pio ci dà. Dice, se non muoio in quei momenti in cui non riesco a raccogliermi, è un miracolo del Signore. E poi Padre Pio dice che lo stesso Signore lo toglie da questo martirio, cioè in che modo il Signore lo aiuta? Ecco che Padre Pio dice, mi manda in un subito una siffatta devozione di spirito da non poter in modo alcuno resistere, cioè gli manda un surplus di spirito che a un certo punto Padre Pio non può resistere e quindi necessariamente si trova in un istante del tutto mutato. Padre Pio dice, mi trovo in un istante del tutto mutato, arricchito di grazie soprannaturali e talmente ripieno di fortezza da sfidare tutto il regno di Satana. Ecco come Padre Pio veniva aiutato da Gesù a pregare attraverso il suo spirito. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!